Il telegiornale del Nord-Est, ben ritrovati allo spazio informativo della nostra emittente, edizione di giovedì 18 novembre, in diretta dagli studi di Pordenone, Udine e Portogruaro. Saluto la mia collega Tania Pellegrini e le cedo la parola per le notizie in primo piano qui dalla redazione del Friuli Occidentale. Buonasera Tania. Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori che ci seguono da casa. In primo piano la situazione difficile di Natascia Delle Cave, una donna senza lavoro che vive con una misera pensione di invalidità e con il reddito di cittadinanza, alla quale è stato notificato uno sfratto esecutivo e quindi appunto siamo andate a trovarla per chiederle di raccontarci la sua difficile situazione. E ancora infortunio sul lavoro a Maniago, nello stabilimento della ZML, un operaio di 59 anni è stato trasportato all'ospedale, rimasto schiacciato tra due cassoni. E sono stati pubblicati i dati ARPA sui rifiuti urbani nel Friuli Venezia Giulia, Prata di Pordenone, è il comune che si è rivelato più virtuoso. E infine, conto alla rovescia per l'inizio della fiera Radio Amatori in programma per sabato 20 e domenica 21 novembre, proprio a Pordenone, e tutte le novità che ci aspettano quindi nel weekend in fiera. Queste e molte altre le notizie che andremo ad approfondire nel corso del notiziario di oggi. Bene, ora velocemente la linea a Chiara Muzzin a Udine e ad Alessio Conforti a Portogruaro, prego. Grazie della linea e un saluto anche dalla redazione di Udine, Gorizia e Trieste. In primo piano questa sera una tragedia della strada avvenuta ieri a Codroipo, dove un imprenditore poco più che cinquantenne ha perso la vita scontrandosi con un mezzo agricolo, mentre era a bordo della sua auto. E ancora la vicenda di un uomo di Udine arrestato perché in possesso di un archivio di oltre 12.000 file pedopornografici, scoperto dalla polizia postale locale. Sentiremo infine tutte le novità su Idea Natale, evento ospitato dalla Fiera di Udine. Ospite in studio Renato Barbalace, vice sindaco di Tricesimo, intervistato dal collega Edoardo Anese. Tante le notizie anche per quanto riguarda la nostra parte, ma prima di proseguire, linea al collega del Veneto per i suoi saluti. Grazie, un saluto anche dalla nostra redazione del Veneto. Covid-19, in attesa delle fasce di colorazione, si punta a evitare nuovi lockdown nelle prossime settimane. Oggi, conferenza Stato-Regioni, i governatori hanno chiesto di evitare strette a chi è già immunizzato. Incidente, torniamo in Veneto orientale per quanto riguarda San Michele a Tagliamento con un'auto fuoristrada gravemente ferito un 49enne, stroncato da un malore improvviso mentre corre. Consigliere comunale della Marca Trevigiana muore a 25 anni. Aspettiamo come sempre ospiti in studio, linea che può tornare a Pordenone. Apriamo il notiziario con la tragedia che arriva dal Veneto orientale, stroncato da un malore improvviso mentre corre, consigliere comunale della Marca Trevigiana, muore a soli 25 anni. Tutti i dettagli nel servizio di apertura. Le comunità di Falzè e Sernaglia della Battaglia sono in lutto per la morte improvvisa di Michele De Vecchi, stroncato ieri sera all'età di 25 anni da un malore mentre era uscito per una corsa assieme a un amico. La tragedia è avvenuta a Susegana, sulle colline del Prosecco, dove i soccorsi sono intervenuti per tentare di rianimare il giovane, ma ogni pratica si è rivelata vana. A dare l'allarme in via Sottocroda, attorno alle 19:30, è stato proprio il compagno dell'uscita sportiva quando si è accorto che il 25enne si era accasciato a terra perdendo i sensi. Michele De Vecchi, runner appassionato, originario di Falzè, da qualche tempo era entrato in consiglio comunale a Sernaglia della Battaglia. Si era laureato in scienze forestali a Padova dopo il diploma al Cerletti di Conegliano. Amava la natura e le escursioni in montagna. La notizia della sua morte ha destato grande cordoglio in quest'area del Trevigiano. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai carabinieri sul corpo del ragazzo. Potrebbe essere disposta l'autopsia per far luce sulle cause del decesso.
Incidente stradale mortale a Codroipo ieri, a perdere la vita un 52enne residente a Udine, era un imprenditore a Camino al Tagliamento. Sentiamo il servizio. Nel pomeriggio di ieri si è verificata l'ennesima tragedia sulle strade del Friuli Venezia Giulia. A perdere la vita un uomo di 52 anni, Gianluca Frappa, imprenditore di Camino al Tagliamento ma residente a Udine, rimasto coinvolto intorno alle ore 18 in un gravissimo incidente accaduto tra San Martino e San Pietro a Codroipo, che ha visto scontrarsi frontalmente un trattore e una vettura. Il mezzo agricolo è finito in un fossato, mentre la vettura termina la sua corsa in un campo. Tempestivo l'intervento sul posto dei sanitari del 118. Purtroppo però per l'uomo alla guida dell'auto sono risultati inutili i soccorsi. È infatti deceduto poco dopo l'impatto, rimasto incastrato nell'abitacolo del mezzo. Ai soccorsi non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso. Dopo il nulla osta del magistrato di turno si è proceduto alla rimozione del corpo senza vita. Rimasto ferito non in modo grave il conducente del trattore, preso in carico dai sanitari per le cure del caso. Frappa, sposato e papà di due bimbi, era stato anche consigliere comunale a Camino al Tagliamento dal 1995 al 1999. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, volontari di Codroipo, l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Codroipo, inviata dalla centrale Sores di Palmanova, e i carabinieri della compagnia di Udine. È una situazione difficile per Natascia Delle Cave, una donna che senza lavoro vive con una misera pensione di invalidità e con il reddito di cittadinanza. Notificata di uno sfratto esecutivo, chiede un po' più di tempo e dell'aiuto per spostarsi in un'altra abitazione. Sentiamo il suo appello. Natascia Delle Cave, la sua situazione è, diciamo, molto particolare in questo periodo. Ci racconti che cosa le è successo? Mi è successo che io ho uno sfratto esecutivo per morosità e questa è la situazione. Io sapevo che c'era uno sfratto, però con la prossima settimana c'è l'sfratto esecutivo per morosità. In che senso? Vengono con le forze dell'ordine e mi sbattono fuori. Giustamente io il posto per andare a dormire ce l'ho, però sto imballando, sono da sola e non riesco a fare questa cosa, nel senso che ho bisogno di una proroga, 2 mesi, 3, dal padrone di casa, dal suo avvocato, dal tribunale, perché io economicamente non posso affrontare un trasloco. Perché i traslochi sappiamo come costano e io non vivo, non ho uno stipendio, io vivo con una pensione di 290 euro di invalidità e un reddito di cittadinanza, ma giustamente quello ti permette di sopravvivere. Se io avevo un lavoro me l'affrontavo tranquillamente. Io oggi ho chiesto a tante ditte di traslochi, ma giustamente loro vogliono e hanno ragione, perché loro vogliono i soldi, lavorano ed è giusto che uno le paghi. Questo io chiedo solo questo e chiedo giustamente, come avete visto voi, che sono due cani, umanamente, se qualcuno le vuole, perché io ho altri cani, me le porto via, ma quei due lì sono due cani. Lei mi può dire, ma tanti cani così, perché pensavo che trovavo un lavoro e potevo permettermi un'altra casa, non un appartamento, ma una casa col giardino, perché uno ama gli animali e questa è la situazione. Come siamo arrivati allo sfratto? Perché non ho pagato gli affitti. Ma giustamente senza lavoro, senza con quel lavoro poco che prende. Sì, io ho parlato anche col padrone di casa se potevo pagargli qualcosa in più. Lui giustamente ha ragione, è casa sua, io non lo metto in dubbio. Quello che lei chiede, insomma, è solo un po' più di tempo anche per organizzarsi e in qualche modo trovare un'alternativa che non sia tanto dispendiosa economicamente. Sì, questo chiedo. Io chiedo solo questo, anche perché io ho un bambino, ma mio figlio, lasciamolo, giustamente. Non è coinvolto, chiaramente. Io sono una persona adulta e so, io ho dove andare, non ho problemi sul tetto. Io ho proprio il
economicamente il traslocare, mettere su un mobile, io non me la posso permettere, sono da sola e questo. Ok, sono arrivata adesso a chiamarvi, dovevo forse chiamarvi prima, però pensavo, dico, bon, ce la faccio, qualcuno trovo, anche amici, conoscenti, ma nessuno ha un furgone, nessuno ha un mezzo e giustamente... Quindi sostanzialmente tramite insomma, la nostra emittente lei chiede aiuto da parte di qualcuno? Di qualcuno, sì. Di qualcuno, perché c'è ancora brava gente. Ed eccoci nello studio indoor, anzi outdoor, con Gianni Sartor, consigliere comunale di Autonomia Responsabile a Zoppola e anche imprenditore nella vita. Senta, si è parlato di chiedere il risarcimento dei danni, no? In caso ai non vaccinati, in caso di passaggio in zona arancione. È una richiesta, forse una buttata, forse una provocazione che è partita dalle Camere di Commercio di Trieste e di Gorizia ed è stata raccolta anche dalla nostra Ascom e dai nostri ristoratori. Lei come la commenta? La trovo un'idea balzana, per un semplice fatto che finché i dimostranti, tra i quali ci sono anch'io, non ho nessun problema, non mi nascondo, sono un commerciante, anch'io vado a dimostrare, finché non ci saranno persone che sfasciano vetrine o che incendiano auto, non credo che possano causare dei problemi al commercio. Se della gente civile manifesta, non credo che possano avere. Poi se ci sono i ristoratori che sono stati vessati lo scorso anno, li hanno fatti chiudere eccetera eccetera, che chiedono di punire i manifestanti, allora dico sono affetti dalla sindrome di Stoccolma, perché solidarizzano con i carcerieri. Io non so spiegarmelo questo. Se poi chiedono risarcimenti danni, allora io stesso, che sono costretto, perché non l'ho fatto per scelta, a pagare la quota dell'ASCOM, a sto punto anch'io dico allora non pago più la quota dell'ASCOM perché non mi rappresentano, ma allora se facciamo così diventiamo tutti fuori di testa. Anche perché qualcuno ha eccepito, pare che l'innalzamento dei contagi sia dovuto solo ed esclusivamente alle manifestazioni dei No Green Pass, però nessuno ha considerato i festeggiamenti per l'Europeo di calcio, la Barcolana a Trieste con 400.000 persone sulle rive, le proteste contro insomma, la cassazione del DDL Zan e così via, le manifestazioni contro i cambiamenti climatici, eccetera. Nel mirino solo le manifestazioni contro il Green Pass. Ci sono delle manifestazioni che non contaminano, altre sì, quindi ci sono due pesi e due misure assurde. Io ieri sera, ad esempio, sono andato in consiglio comunale a Zoppola e la prima cosa che ho detto, prima che iniziasse, ho detto qua ci siamo in tre che abbiamo fatto il tampone stamattina, tre. Siamo sicuri di non essere positivi, voi siete in grado di dimostrarlo? Allora facciamo come ha fatto il consiglio regionale, tampone per tutti, perché siccome anche i vaccinati riescono a contaminare gli altri. E come pare voglia fare anche la Germania, sì, a quanto pare. Pare che voglia estendere il tampone anche appunto ai vaccinati. Sì, ma a questo punto vediamo veramente che sono e fermiamo magari la pandemia, che se la possiamo chiamare pandemia, perché a questo punto mi viene anche questo dubbio. Facciamo il tampone a tutti, perché se il vaccino, che non è un vaccino, non riesce a dare neanche la serenità d'animo, perché veniamo attaccati continuamente come fossimo degli untori. Non è così, perché tutti possono essere malati. Magari uno si ammala meno, uno un po' di più, però non è un vaccino. E quindi la stessa app Immuni, la chiamano Immuni, Immuni di che? Non immunizza nessuno. Questa è la verità. Senta, in chiusura, ci è arrivata poco fa la notizia che anche a Zoppola, tra la polizia locale, sembrerebbe che ci siano diversi casi di positività. Le risulta qualcosa? Ho sentito qualche voce in tal senso, però non sono in grado di confermare. Non lo so. Va bene, grazie a Gianni Sartor, consigliere comunale a Zoppola per Autonomia Responsabile, e linea a Tania Pellegrini nello studio indoor.
Collezionava materiale pedopornografico da quasi un ventennio, arrestato un cinquantenne udinese incastrato quasi per caso dalla polizia postale. Sentiamo. Aveva a disposizione un archivio di oltre 12.000 file pedopornografici. Arrestato cinquantenne udinese incensurato, colto quasi per caso in flagranza di reato. Nei giorni scorsi, infatti, l'uomo si era presentato alla polizia postale di Udine come semplice testimone, durante un'audizione come persona informata sui fatti. Ha mostrato spontaneamente il proprio cellulare agli operatori presenti, procedura di routine, lasciando scorgere inavvertitamente tutta una serie di foto e filmati pedopornografici. Nei suoi confronti è scattata la perquisizione in flagranza di reato, seguita dall'arresto per detenzione di ingente quantitativo di materiale realizzato attraverso lo sfruttamento sessuale di minori. Gli specialisti della polizia postale hanno poi scoperto che il cinquantenne stava collezionando questo tipo di filmati da almeno 18 anni. Materiale raffigurante minori coinvolti in atti sessuali con adulti e animali, o sottoposti a torture e sevizie. Oltre 12.000 i file pedopornografici raccolti, sparsi tra cellulare, CD e altri dispositivi informatici appartenenti all'uomo. Per lui si sono aperte le porte della casa circondariale di Udine. E siamo sempre qui, stavolta con Ferdinando Pivetta, il nostro posturologo. Buonasera. Buonasera. Allora, noi siamo qui all'aperto, ma si sta anche bene, la temperatura è gradevole ancora. Sì, direi di sicuramente sì. Lei è addirittura in tuta, quindi. No, allora, il tema di oggi è quanto incide il freddo e quanto incidono il freddo e la percentuale di umidità anche nei vari acciacchi muscoloscheletrici. Sicuramente c'è un'incidenza, perché sicuramente qualcuno, proprio per percezione, chi sta male di solito dice che d'estate sta molto meno male. Il motivo è che il freddo genera delle rigidità muscolari che altrimenti con l'estate non si verificano. Diciamo che i fastidi legati ai problemi posturali si sentono di meno, non che scompaiono, si sentono di meno perché il muscolo d'estate ha più, è meno rigidità, quindi il calore favorisce un po' di elasticità, anche se non toglie quello che è il problema legato soprattutto alle parti cervicali. Le parti cervicali della schiena sono quelle soggette, di solito uno di me dice ma è un colpo di freddo, un colpo d'aria o il collo bloccato. Solitamente non è sempre così, e molte volte sono problemi magari pregressi, tipo qualche ernia cervicale. Ecco, tutto ciò è determinato anche da quello che avviene nell'insieme del corpo, in particolare nella bocca. La chiusura occlusiva determina un sacco di cose. Fare un massaggio su un collo un po' rigido non è detto che ti aiuti. Ecco, ma anche il modo di dire, appunto, di cui ha parlato lei poco fa, ho preso un colpo d'aria, non è il refolo d'aria che uno becca, ecco, appunto. No. È tutta la situazione climatica. Assolutamente sì. Non è quel momento, quei 5 minuti, a meno che non sia una cosa veramente molto forte. È l'insieme della situazione climatica, infatti. Con i freddi più rigidi uno ha percezioni di dolore molto più forti, proprio perché la rigidità muscolare interviene in maniera più importante. Far qualcosa per poter alleviare sicuramente aiuta innanzitutto a risolvere il problema di tipo posturale, numero uno. Numero due, le attività sportive. Voglio ricordare che attività sportive, anche se sono fatte all'esterno, ma quando un corpo è riscaldato, e per riscaldato intendo quando il corpo raggiunge una temperatura che è di almeno 2-3 gradi superiore alla norma, questo è il riscaldamento, quindi quel movimento che incrementando il calore corporeo favorisce lo scorrimento delle fibre muscolari. In questo caso si può fare anche temperature un po' più fredde anche all'esterno, infatti chi è abituato non solo fortifica il corpo, ma fortifica anche il sistema immunitario. Quindi diciamo il rimedio principale anche in questo caso è fare attività fisica. Ecco. E anche fare attività fisica, assolutamente sì. Però anche qua con delle cautele immagino. Perché, con delle cautele e soprattutto... Il freddo espone anche a infortuni muscolari, strappi, stiramenti, contratture e quant'altro. Sì, assolutamente. Io ne so qualcosa. Sicuramente, il tuo ragazzo sicuramente sì. Bisogna ricordarsi che dopo l'attività fisica è necessario subito, quando si è caldi, fare quell'attività che fa parte dell'allenamento, che si chiama stretching.
sono gli allungamenti delle parti muscolari e delle parti connettivali. Sono fondamentali per far sì che si faccia della prevenzione. Non vanno mai fatte le attività di allungamento a freddo, e per a freddo intendo senza avere un minimo di innalzo di temperatura, quindi dopo un'attività fisica, non dopo che si è svegliati dal letto il mattino, non è il momento più ideale. Studi dimostrano che è preferibile poco prima del mezzogiorno o il pomeriggio in ambienti caldi, oppure all'esterno con una temperatura corporea. Un adeguato warm up, diciamo. Assolutamente sì. Ma ecco, per fare questo warm up, questo riscaldamento, cosa consiglia di fare? Una corsettina? Cosa? Allora, che tipo di allora di per chi è in grado di farlo, non ha grosse difficoltà di tipo invalidanti, tipo quello che la persona anziana, che anche una camminata a passo rapido è sufficiente per non correre, la cyclette, dei movimenti sul posto fatti in maniera piuttosto rapida, senza tempi di recupero, in modo da nel giro di 5-10 minuti cominciare quasi a sudare. Allora la temperatura si è alzata. Quando sudiamo la temperatura è alta. Bene, grazie a Ferdinando Pivetta per il suo contributo, l'aspettiamo la prossima settimana. Grazie a voi. E linea a Tania Pellegrini. Auto fuoristrada San Michele al Tagliamento, ferito grave, è stato trasportato in ospedale. Il servizio di Alessio Conforti. Sono gravi le condizioni del conducente di un'auto finita fuori strada questa mattina attorno alle 10 a San Michele al Tagliamento. L'incidente è avvenuto sulla regionale 74 all'altezza di Bevazzana. Un 49enne di Caorle era alla guida di un Alfa Romeo di colore nero, uscita in maniera autonoma dalla carreggiata e finita nel fossato adiacente alla strada. L'uomo è stato soccorso dal SUEM 118, intervenuto sul posto con l'elisoccorso partito da Treviso e con un'ambulanza giunta da Caorle. A estrarlo dalle lamiere contorte del veicolo ci hanno pensato i vigili del fuoco di Porto Gruaro. Dopo le prime cure, il 49enne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove si trova ricoverato. Gli accertamenti sulla dinamica del sinistro sono al vaglio della polizia locale del distretto Venezia Est. Ed eccoci qua con Marina Missiaglia, buonasera, dottoressa farmacista. Sì, ospedaliera, sì. Senta, vorrei approfittare di lei, del fatto che ha accettato il nostro invito per farle qualche domanda un po', diciamo, tecnica, ecco. Sì. E, allora, sembra tutto già deciso, sembra che si sta aspettando il nulla osta dell'EMA, ma sembra che sia ormai una cosa praticamente scontata. Il vaccino anche per i bambini dai 5 agli 11 anni, lei cosa ne pensa? Ma penso tutto il male possibile, cioè proprio non ci son parole, cioè ripeterei cose che già altri hanno detto in tutte le lingue. I bambini intanto non sono soggetti alla malattia, non sono dei veicoli, quindi il rapporto rischio-beneficio è proprio una roba che non... È il calcolo che bisogna fare prima dell'assunzione di ogni farmaco. Per ogni farmaco si calcola il rischio-beneficio, quindi il rischio deve essere basso, il beneficio deve essere alto. Quindi intanto sono sostanze queste qua che ancora non si conoscono gli effetti né a medio né a lungo termine, alcuni effetti immediati li conosciamo perché hanno dato risultati tragici, e bisogna tenerne conto perché la famiglia che gli capita, queste sono disgrazie molto molto grandi, insomma, in più gli effetti a medio e lungo termine, già tanti medici, tanti scienziati ne hanno parlato di questi possibili sviluppi tragici per la salute. Allora io penso che non sia una strada percorribile, e mi auguro che i genitori difendano con le unghie e coi denti la salute e l'incolumità di questi bambini. Perché tra l'altro, guarda caso, con un tempismo eccezionale, adesso le prime pagine dei giornali, delle testate più importanti, parlano di queste nuove strane patologie che colpiscono, guarda caso, proprio la fascia 5-11. Sì, sì, allora intanto gli effetti più deleteri li abbiamo già visti sull'effetto psicologico.
perché basta che uno ci abbia gli occhi per guardare questi bambini mascherati, pieni di paura, quindi spaventati, i genitori ancora di più perché non sanno, sono confusi. E questi qua sono effetti proprio deleteri, insomma, perché non si può parlare di salute in queste condizioni. E cioè, non ci sono le condizioni per vivere in tranquillità e in serenità, perché ammesso anche che ci fosse un'infezione, abbiamo farmaci a disposizione per le cure, con tutte le attenzioni e tutte le precauzioni si possono risolvere senza creare questo terrorismo mediatico e anche a livello informativo. Non abbiamo informazioni tali da sentire anche le controparti, perché noi siamo bombardati dalla mattina alla sera con notizie che sono ripetute uguali in tutti i giornali, da tutte le persone che vanno nelle TV di Stato a ripetere le stesse cose, ma non c'è nessun discorso approfondito su studi fatti. Senta, e secondo lei perché ad esempio il vaccino russo, lo Sputnik, ma anche il vaccino cinese, il vaccino indiano, tutti quei vaccini che sono, diciamo, seguono la tecnica tradizionale, cioè sono vaccini con virus depotenziati, tutti questi vaccini non sono autorizzati e non sono neanche riconosciuti in Europa, nel senso che cittadini russi che hanno fatto la vaccinazione con Sputnik qui non possono ottenere il Green Pass. Sì, c'è questa grossissima anomalia. Di fatto lo sfondo è sempre un problema di geopolitica a livello internazionale, perché anche lo Sputnik è stato valutato con dei ritardi lunghissimi, quindi prima di essere stato preso in considerazione è passato parecchio tempo, quindi c'è stato tutto un temporeggiamento. Viene da pensare che ci fosse da favorire le ditte farmaceutiche, quelle appoggiate dalla... Quindi, insomma, esclusivamente, come era facile anche prevedere, semplicemente una battaglia commerciale. È una battaglia commerciale, una battaglia per il potere, una battaglia per il controllo degli individui, ma questo mi chiedo cosa c'entri con la salute, anzi, sarei preoccupata, insomma. Senta, la tecnologia RNA, no? Quella di questi nuovi vaccini, ho letto che era stata a suo tempo, già una ventina d'anni fa, sperimentata come terapia antitumorale. Poi, diciamo, gli esperimenti si sono risolti in un fallimento quasi, questa tecnologia era stata accantonata e poi adesso è stata ripresa per questi vaccini. Sì, questi studi sull'mRNA sono studi molto antichi. E sperimentazioni di questo tipo ne hanno fatte già, poi sono state sospese perché non c'erano i risultati voluti e poi hanno ripreso lo studio di queste sostanze e quindi, insomma, anche perché associate alle nuove tecnologie, alla neoingegneria, insomma, si possono costruire in laboratorio tante cose. E comunque io non sono affatto favorevole su queste sostanze che vanno ad interferire il nostro patrimonio genetico e che vanno a provocare anche delle modificazioni o comunque influenzare la nostra natura, insomma. Non... Poi se pensiamo anche a... che si parla di nanoparticelle introdotte insieme a questi sieri, insomma. Si aprono un po' davvero, tanti scenari. Scenari davvero inquietanti. Inquietanti, sì, perché sappiamo che applicando dei campi magnetici con determinate frequenze noi possiamo andare ad influire su tutto l'andamento dei nostri meccanismi di funzionamento fisiologico, insomma. Va bene, grazie dottoressa, purtroppo dobbiamo chiudere perché abbiamo già sforato, la ringrazio del suo contributo, l'aspettiamo ancora quando è disponibile, grazie, per venire a trovarci. E linea Tania Pellegrini nello studio Indoor.
Parliamo adesso di Covid-19. In attesa delle fasce di colorazione si punta a evitare nuovi lockdown. I governatori sono pronti a chiedere di evitare strette a chi è già immunizzato. Domani il vertice con il governo. Alessio Conforti. L'obiettivo è quello di evitare futuri lockdown che arriveranno con gli eventuali cambi di colorazione a seguito della pressione ospedaliera nei vari territori. Per questo, nel corso della conferenza Stato-Regioni, i presidenti chiedono l'applicazione di un Green Pass rafforzato solo per i vaccinati, evitando quindi strette a chi si è immunizzato. D'altronde, lo stesso governatore Massimiliano Fedriga, che al contempo è anche al vertice della conferenza delle regioni, nei giorni scorsi aveva rimarcato il fatto che non fosse giusto far pagare il prezzo più alto, in caso di zona arancione, a chi aveva fatto le somministrazioni previste per il certificato verde. Un lockdown per non vaccinati non sembra tuttavia essere all'ordine del giorno dell'esecutivo, anche se a livello politico il dibattito è aperto. A chiederlo a gran voce in un post è stato lo stesso leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che invoca misure in linea con l'Austria. A ogni modo, la situazione in Italia è ritenuta sotto controllo, ma i territori maggiormente attenzionati sono proprio Friuli Venezia Giulia, che potrebbe passare in giallo, Liguria e Veneto. In quest'ultima area, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.600 positivi e 4 vittime, numeri sul fronte dei contagi in crescita di giorno in giorno. Per puntualizzare, insomma, recentemente hanno parlato del fatto che la probabilità è che almeno per la prossima settimana tutta Italia rimarrà zona bianca. Chiaramente bisognerà continuare a monitorare i dati epidemiologici. Comunque adesso rimaniamo in tema con l'ospite in Veneto in compagnia di Alessio Conforti. Con noi Anita Fiorentino di Articolo 1, ben trovata. Buonasera. Si parla chiaramente della questione relativa ai lockdown per chi non si è sottoposto al vaccino. Se ne è parlato nel corso della conferenza Stato-Regioni, ci sono delle posizioni anche, insomma, a livello nazionale ben determinate tra chi è a favore e chi è contro. Qual è la sua posizione, anche quella, insomma, del suo partito? Buonasera a tutti. Ma la linea del mio partito la si conosce perfettamente. Siamo per il Green Pass dal primo momento, e siamo per non le chiusure sicuramente, perché ne verrebbero a pagare chi il vaccino l'ha fatto, quindi le persone responsabili. Quindi è bene che in lockdown stiano quelli che il vaccino non l'hanno fatto. Sappiamo bene che a livello governativo c'è chi è contro, e sappiamo anche che gli stessi governatori dello stesso partito che è contro al governo, come Fedriga, il presidente, quindi governatore del Friuli Venezia Giulia, lo stesso Zaia, sono invece a favore proprio di un lockdown solo per i non vaccinati. Diciamo, quindi, che la posizione dei due governatori, abbiamo sentito anche le parole di Fedriga, sono che non debbano pagare le restrizioni chi ha fatto il vaccino. Questa è un po' anche la loro posizione. Ma è la stessa posizione che abbiamo noi, perché noi, che siamo state persone responsabili, persone consapevoli di quello che facevamo, ci siamo fatti il vaccino. Io mi farò sicuramente, appena ci sarà la possibilità, anche il terzo vaccino. Però il vaccino non è, quindi, obbligatorio, chi vuole può anche fare a meno di non farlo, insomma. Certo, però è il caso di dirlo. Qua il caso che si stanno aumentando chiaramente i contagi, probabilmente si riapriranno come sta succedendo anche le terapie intensive, dove chiaramente ci saranno quelli più gravi. A questo punto qua, sinceramente, io preferisco che il lockdown ci siano per le persone che non si sono vaccinati, perché non è giusto le chiusure. Quindi vogliamo pensare a un anno fa come eravamo messi? C'erano il triplo dei contagi, fonte sì, nazionale. Ma avevamo chiuso tutto, cioè l'economia eravamo proprio allo stremo. Cioè, vogliamo tornare in quelle condizioni, o vogliamo invece, a chi non si è vaccinato, non dico punire, perché in realtà se non c'è l'obbligatorietà è anche giusto che chi non vuole farselo non se lo faccia, ma che non vada a rovinare chi il vaccino se l'è fatto. Quindi i ristoranti, i bar, le palestre siano chiusi per loro,
ma per le persone vaccinate invece che restino aperte. Questa è la mia opinione e non è solo la mia opinione. È chiaro, io parlo da segretaria del mio partito qui a Porto. Ah, chiaro, è ovviamente la sua certo. Posizione, ma se ne discute, insomma, anche a livello nazionale, all'interno del governo, appunto, ci sono delle posizioni differenti. Lei che conosce anche il mondo della scuola, come sta andando? Perché ci sono, insomma, anche classi in quarantena nel Veneto orientale. Esatto, sì, la scuola, diciamo, sta andando bene, il problema è che il contagio si sta verificando molto più spesso nei bambini, quindi ecco, è da, già se ne sta parlando. Vedremo l'EMA se autorizzerà il vaccino. L'autorizzazione per quanto riguarda i vaccini ai più piccoli sarebbe veramente opportuno, in quanto si chiudono classi ogni giorno. Ricordiamo che il Veneto è tra i primi che rischia di andare di nuovo in zona gialla, proprio perché i contagi stanno aumentando. Non dovrebbe essere imminente, però Veneto, Liguria, però Friuli Venezia Giulia sono quelli Venezia, più... Friuli Venezia Giulia ancora peggio, comunque siamo tra i primi veramente, quindi si teme che ci possa essere, come è già, sta già avvenendo la quarta ondata, e purtroppo i bambini sono quelli che ne stanno facendo le spese. Molte scuole dell'infanzia, molte classi della scuola d'infanzia sono già chiuse e abbiamo chiuso anche alcune classi della scuola primaria, quindi proprio i più piccoli ne stanno facendo le spese di questo virus, che può andare bene, che magari è una semplice influenza, come può lasciare degli strascichi non indifferenti. Quindi bisogna veramente stare molto attenti. Non è un'influenza normale, sicuramente non è un'influenza normale. Male, come molti dicono. Grazie Anita Fiorentino. Grazie a voi, buonasera. Linea Pordenone. E oggi è giovedì, ovviamente il giovedì sera è il tempo di Monsignor Santa Rosa. Buonasera. Buonasera. Che stasera mi pare volesse parlare dei pericoli che si celano in internet. Sì, io se posso permettermi di dire particolare al direttore è meglio invece di continuare di parlare di Covid, di vaccinati o non vaccinati, che lei racconti qualcuno. Non ha il microfono. Attenzione, signora, un attimo. Attenzione che il tecnico le mette il microfono. Qualcuna delle sue ricerche che fa alla sera al termine del telegiornale è molto più utile che non parlare di questo, ma lasciamo perdere. Sì, volevo parlarvi questa sera, però non voglio spaventarvi, vi voglio dire soltanto che nella mia vita quotidiana settimanalmente io incontro 2 o 3 adolescenti, cioè ragazzi delle scuole medie o dei primi anni delle superiori, con i quali ci scambiamo una serie di opinioni, e ho scoperto che la maggior parte di loro passa la maggior parte del tempo a giocare con internet e non a studiare sui libri di scuola. E io capisco che è molto più piacevole guardare qualche bel gioco o qualche bella trasmissione in internet. E che cosa è l'internet? Non ve lo spiego, perché i vostri figli, i vostri nipoti sanno meglio di me, e forse anche voi, è questa infinita enciclopedia dove c'è dentro tutto e il contrario di tutto. Ma che cosa è che attrae in modo particolare i giovani, gli adolescenti? Sono i giochi, come anche per noi adulti, come per i bambini. Ciò che ci attrae sono i giochi, solo che i giochi che vengono trasmessi, pubblicizzati da internet, molte volte sono giochi estremamente pericolosi. Se vi ricordate, fino a qualche anno fa, i giovani più grandi, per vincere la noia, tiravano i sassi sulle macchine che passavano dall'autostrada, ricordate, no? Quindi giocando sulla vita delle persone che passavano. Ha detto, ci annoiamo e andiamo a buttare un po' di sassi, poi a chi capita, capita. Adesso hanno trovato dei giochi un po' più sofisticati, per esempio quello di distendersi sui binari del treno, una sfida fra amici per vedere chi resiste più a lungo e riesce a scappare prima che arrivi il treno. E qualcuno ci ha rimesso la pelle, eh? È rimasto lì, perché è una sfida poi fra ragazzi. Qualcun altro dice, e perché non metti la testa in giù e le gambe all'aria e così il sangue affluisse al cervello e riesci? Anche questo è un altro gioco. Un altro gioco pericoloso, ci scappano i morti, è di mettere una corda al collo e di tirarla
per vedere fino a quando riesce a respirare stringendo il più possibile. E anche con questo gioco si può morire. Però quello che mi preoccupa, che sembra sia il nuovo gioco che vedono e che applicano, è la sfida sulla strada, soprattutto sulle strade veloci come la Pontevana. Cioè, attraversare sulle linee pedonali di corsa tra una macchina e l'altra, dimostrare che io impiego meno di te andare dall'altra parte della strada. Poi succede l'incidente e ci rimetti la vita, no. Però è tipico di quell'età lì, cioè correre un rischio, provare una cosa, soprattutto quando questa cosa è vietata o proibita o sconsigliata. Cioè, è normale, le abbiamo fatto di tutti le male grazie. Io dico sempre a loro, non fatene tante, cioè per quanto ne facciate, non ne farete mai tante quante le ho fatte io alla vostra età. Ma intanto imparo. E allora, cosa vi dico? L'internet va bene, si può anche guardare un film, un panorama, un album, un tramonto, una storia, va benissimo, c'è di tutto, però possibilmente la vostra presenza, quando si chiudono a chiave nella loro cameretta, io non so, a casa mia non sono mai state le chiavi nelle camere, ma perché chiudersi a chiave? Cosa devi vedere che non possono vedere il papà e la mamma o il nonno e la nonna? Non ho capito questo pur nel rispetto della libertà che ci deve essere anche nei confronti dei minori. Comunque, in conclusione, qualcuno sta proponendo che non si conceda l'uso dell'internet prima dei 12-13 anni. Quindi vietare l'uso di internet prima dei 12-13 anni. Io non so se questa sarà la soluzione, ma cerchiamo invece di aiutare i nostri ragazzi, i nostri giovani, a compiere bene i loro doveri scolastici e a studiare seriamente che la scuola non è un tempo perso, non è un di più, non è una cosa inutile. La scuola è la maestra della vita, come la storia. E quindi cerchiamo di aiutarli a studiare, a fare bene i compiti, a essere i primi bravi a scuola. Per giocare con l'internet rimane sempre un del tempo che si trova, perché a giocare c'è sempre il tempo per giocare. Giocare con internet, il mio slogan, senza farsi male. Usarlo, ma non essere usati da internet. Scusate, non è una predica, ma vi auguro una buona cena e ci vediamo la settimana prossima. Grazie, grazie davvero Monsignor Santa Rosa, l'aspettiamo giovedì prossimo. Ora abbiamo un servizio sui dati pubblicati da ARPA sui rifiuti urbani del Friuli Venezia Giulia. Prata di Pordenone è il comune più virtuoso, in merito a questo abbiamo sentito il sindaco Dorino Favot. Prego. Secondo i dati ARPA, la regione Friuli Venezia Giulia si continua a dimostrare tra le più virtuose d'Italia per quanto riguarda la raccolta differenziata. I dati relativi al primo trimestre del 2021 pongono Prata di Pordenone al primo posto, con l'86,05% dei rifiuti smistati regolarmente. Ci riempie di orgoglio se pensiamo che questa amministrazione ha puntato moltissimo sull'ambiente, sulla differenziata, e siamo certificati EMAS. Vedere che anche in questo ultimo semestre siamo tra i migliori credo che sia un bel risultato. Di questo risultato devo sottolineare un importante impegno da parte del mio assessore all'ambiente, che è l'assessore Ross, ma soprattutto dell'azienda GEA e in modo particolare però di tutti i cittadini che hanno dimostrato e dimostrano ancora grande sensibilità sui temi dell'ambiente. Oltre appunto alla raccolta differenziata, uno dei temi spesso discussi è la mobilità sostenibile. Prata come si dimostra da questo punto di vista? Ma da questo punto di vista devo dire che siamo tra quei comuni che si sono impegnati fin da subito a prendere in considerazione il tema della mobilità alternativa, quindi significa cominciare a pensare di passare all'elettrico, e quindi sul nostro territorio abbiamo già un certo numero di colonnine che devono essere un po' il punto di riferimento e di aiuto nei cittadini per far sì che si avvicinino a questo nuovo mondo che è quello della mobilità elettrica, che deriva da energie sostenibili e soprattutto che siano rinnovabili.
In generale, nei primi 6 mesi dell'anno, il Friuli occidentale si è dimostrato come l'area più virtuosa per quanto riguarda la produzione di rifiuti urbani, con meno di 50 kg di rifiuti indifferenziati per ogni abitante, con solo alcuni comuni che ne contano tra 50 e 75 kg pro capite. Per quanto riguarda invece la raccolta differenziata, la Destra Tagliamento differenzia tra il 65 e l'85% dei propri rifiuti urbani. L'area montana si presenta leggermente meno virtuosa, ma rimane sopra al 50%. Restano comunque dei comuni poco ricicloni, come quello di Torreano con il 38,26%, Savogna con il 34,71% e Prepotto con il 33,86%. In fondo alla classifica troviamo i comuni più turistici della regione: Grado, che produce 169,94 kg di rifiuti indifferenziati pro capite, Duino Aurisina, che ne produce oltre 155 kg ogni abitante, e Lignano, con 321,04 kg. Infortunio sul lavoro a Magnago nello stabilimento della ZML. Un operaio di 59 anni del luogo è rimasto incastrato tra due cassoni che pesavano poco meno di un quintale e mezzo, contenenti fili di rame. Da una prima ricostruzione dei fatti pare che l'operaio stesse trasportando uno di questi cassoni con un muletto quando, fermatosi per recidere un filo di rame, è rimasto schiacciato tra due contenitori. Era da solo quando è avvenuto l'incidente. È stato quindi soccorso dai vigili del fuoco di Pordenone, che lo hanno liberato grazie a dei cuscini pneumatici, ed è stato poi affidato alle cure dei sanitari, presenti sul posto anche i carabinieri e l'elisoccorso. L'uomo, che ha riportato ferite importanti ma non pare in pericolo di vita, è stato poi accompagnato all'ospedale. Conto alla rovescia per l'inizio della Fiera Radioamatore, in programma per sabato 20 e domenica 21 novembre a Pordenone. È giunta quest'anno alla 23esima edizione. In contemporanea si terranno anche le manifestazioni fotomercato e l'evento novità Games & Company. Il servizio di Chiara Muzzin. Ci siamo quasi, sta per cominciare la grande fiera dell'elettronica Radio Amatore, che verrà accolta qui a Pordenone Fiere sabato 20 e domenica 21 novembre, assieme tra l'altro all'evento Games & Co. Di cosa si tratta e cosa dobbiamo aspettarci? Sì, ricordiamo che oltre a queste due manifestazioni c'è anche Fotomercato, che è la terza manifestazione all'interno di questa, che è la grande manifestazione dell'elettronica, che parte dal passato come Radio Amatore, in questo caso si chiama Radio 2 perché è la seconda nell'arco dell'anno, una in primavera, questa è la versione autunnale, ma comprende anche Fotomercato, quindi ci sono tre manifestazioni in una, sono manifestazioni importantissime che portano a Pordenone tantissime persone appassionate di elettronica e che quindi sono invogliate dall'Italia ma anche dall'estero, perché dimenticavo l'Austria, la Slovenia e la Croazia, che già come ogni anno affollano le nostre biglietterie per poter entrare a vedere le novità e le cose più curiose di quest'annata, dopo 2 anni che siamo praticamente fermi e che non abbiamo potuto fare delle fiere. Ora in piena sicurezza ripartiamo e torniamo alla normalità. Da presidente dell'Associazione Radio Amatori Italiani di Pordenone, che riunisce un po' gli appassionati del Friuli occidentale, cosa si può dire riguardo ai numeri? Sono in tanti gli appassionati alla radio e a questo ambito? Sono sempre di più in realtà, come dicevo abbiamo appena concluso le sessioni d'esame per la patente di radioamatore, abbiamo avuto una discreta partecipazione nonostante le restrizioni Covid che ci hanno creato qualche piccolo problema organizzativo, ma al momento abbiamo 8 nuovi patentati, per cui direi che l'interesse sta tornando a crescere, nonostante l'era digitale la faccia da padrona, la parte, chiamiamola così, analogica, comunque il piacere di parlare ancora con le persone, non solo via Skype, riscuote un nuovo interesse. Un tocco colorato e che strizza l'occhio ai giovani a Pordenone Fiere saranno senz'altro i tuoi ritratti in stile manga.
Sì, è una particolarità la mia, quella di realizzare ritratti stile manga, quindi trasformo le persone o nel proprio personaggio preferito, quindi vestendo proprio gli abiti del personaggio, oppure in versione geisha samurai o semplicemente proprio con gli occhioni stile manga, quindi con le caratteristiche del fumetto giapponese. E tutto ciò realizzato in solamente un minuto, due minuti, quindi anche per i bambini più piccoli, ma anche per le coppie, le famiglie, gli adulti. Non è una qualcosa che mette soggezione, ma mentre si parla, si ride, si scherza, si può fare il ritratto, e quindi è una cosa che poi alla fine fa piacere a tanti, anche i più timidi. Mi troverete nello stand e il cartel del gaming per fare foto, interviste, video, per chiunque mi riconoscerà. Ora nella vita, ragazzi, come sapete, ho un po' smesso di fare il meme vivente, anche se lo sei lo rimani per sempre, perché mi sono dedicato all'ambito del editing, cioè non dei video, ma sono un editore sempre presso il quotidiano del cartello del gaming. Quindi vi consiglio di venire anche voi a trovarmi, magari facciamo dei selfie insieme, anche mini interviste come mi capita spesso, sempre nello stand e il cartello del gaming. Mi raccomando, diffidate dalle imitazioni. Siamo con Fabrizio Venier, consigliere comunale del Partito Democratico a Polcinigo, ma anche membro del coordinamento regionale. Buonasera. Buonasera. Mi pare che volesse commentare la proposta di Fedriga, no? Sì. Quella relativa al lockdown per i non vaccinati in caso di passaggio. Diciamo che ha ipotizzato questo. Piccola premessa, ho sentito gli interventi precedentemente di alcune persone che appunto affermavano la loro posizione. Io volevo semplicemente fare un ragionamento molto semplice. Qual è il problema? Il problema è che noi, il rischio di avere gli ospedali pieni, d'accordo? Già alcuni reparti hanno dovuto diventare reparti Covid anche in questa regione. Ora, se io sono ammalato di un'altra qualsiasi malattia, vengo impedito, subisco un danno, perché fondamentalmente non ho la possibilità di avere le stesse cure che potevo avere se non ci fosse questa situazione di emergenza. Allora il problema sta anche qui, dobbiamo salvaguardare anche la vita e la salute di coloro che non hanno il Covid, ma che hanno tante altre malattie, e ce ne sono tante, soprattutto a livello tumorale. Ecco, non ribadire il concetto che il 90% delle persone che arrivano in emergenza sono non vaccinate non vuol dire che i vaccinati siano coloro che non possono trasmettere. Assolutamente è vero, la scienza ce lo dice, però la scienza ci dice anche che la possibilità è molto ridotta. Allora, se si crede nella scienza quando dice tu vaccinato puoi infettare anche in modo minore, dovresti credere alla scienza quando ti dice che in ogni caso il livello dell'infezione è molto più bassa. Mettiamoci d'accordo, perché io sento molti Novax che dicono ma questo non è un vaccino, i vaccinati possono infettare. Questo sulla base di che cosa? Di conoscenze scientifiche, di dati di fatto, del fatto che ci siano delle persone vaccinate che hanno preso il Covid, però la percentuale è molto più ridotta. Dopodiché vorrei dire anche, perfetto, noi non facciamo nessuna azione per contenere questo, arriviamo alla zona rossa o alla zona arancione, stiamo tutti a casa. Stiamo tutti a casa? Siamo stati costretti a stare tutti a casa? Questa è una limitazione della libertà. Allora, certo. Ben venga le dichiarazioni, a mio avviso, di Fedriga, ma non solamente sue, anche di altri 5 presidenti di regione. La situazione in Italia è diversa in Austria, i livelli sono inferiori, però io credo che onestamente dovremmo pensare, e io spero che se la situazione si aggrava, si arrivi anche a questa fase nella quale chi non è vaccinato
sa, ha impedito a usare ambiti comunitari. Uno lavora, uno sta a casa, va a prendersi il cibo, fa passeggiare, si mette la mascherina, la mettono anche quelli vaccinati, sia ben chiaro, in questo senso sono perfettamente d'accordo che alcuni modi di comportamenti valgono anche per i vaccinati. Ecco, però qualcuno potrebbe eccepire questo. Sì. Gli ospedali si riempiono e vanno subito in crisi perché da 40 anni in Italia non si è fatto altro che tagliare sulla sanità. Perfetto, ha ragione. Negli anni 80 le terapie intensive avevano 3 volte i posti letto che hanno oggi, capisce? Quindi basta una influenza, una sindrome influenzale molto più aggressiva, certo, per l'amor di Dio, di quelle classiche, per mandare in tilt il sistema. Poi altri potrebbero eccepire riguardo al lockdown per i non vaccinati, ma questi non vaccinati cosa hanno fatto di male? Non hanno infranto regole? No, no. Perché la legge gli consentiva di andare avanti con i tamponi. Ma guardi, allora perché si dovrebbero meritare questa punizione? Allora, non è una punizione. Perdoni, non è una punizione. Allora, perché io dovrei... Insomma, perdoni. Se obbliga, obbliga la gente a non uscire di casa solo per andare a lavorare... Mi scusi, ma se andiamo in rosso? Non sono obbligato a starmene a casa. Sì, sì o no? Siamo stati obbligati a stare a casa per mesi. Bisogna anche chiarire se la colpa è solo di quelli che non si sono vaccinati. No, non ho detto questo io. Fanno tanto riferimento al modello austriaco. In realtà il modello austriaco prevede il lockdown per i non vaccinati, però questi per andare a lavorare non devono pagarsi i tamponi, per esempio. Questo è un altro ragionamento. Perché i tamponi sono gratuiti, salivari e li trovi a ogni angolo della strada. Questo è un altro ragionamento. Ma allora se ci ispiriamo al modello austriaco, facciamo il modello austriaco, perché Fedriga invece propone un modello austriaco rafforzato, dove oltre a stare a casa e non poter andare al cinema, al bar, eccetera, dobbiamo anche pagare per andare a lavorare. Allora, mi scusi, se mi permette posso... Certo. Ecco, allora, il tema, è quello che lei dice, in parte è vero, però io devo anche salvaguardare la maggioranza. In uno Stato, in una società, se una maggioranza esprime un suo intendimento, io ritengo che, come tante altre leggi che impediscono alcune azioni, queste devono essere rispettate. Allora, lei mi ha fatto... Sì, ma allora, a livello proprio giuridico, di teoria giuridica, quale legge hanno infranto quelli che non vogliono vaccinarsi? Ma guardi, io sto dicendo semplicemente questo. Benissimo, le ripeto, quali leggi io ho infranto per starmene 3 mesi chiuso a casa, quando c'è stato il rosso? Chiedo a lei, ma anche però quel periodo... No, ma anche l'anno scorso siamo stati tutti... Benissimo. E cosa abbiamo fatto di male per meritarci questo, benissimo, se proprio vogliamo ragionare in questi termini? Però mi scusi, possiamo dire una cosa, che in Italia i livelli sono molto più bassi. Non ho mai sentito, cioè ho sentito, i più bassi perché abbiamo un più alto livello di vaccinazioni. Prima sentivo lo Sputnik in Russia sono vaccinati neanche il 40%, in Bulgaria, in Ungheria, in tutti i paesi dell'est. La dottoressa farmacista faceva un altro ragionamento, parlava del fatto che lo Sputnik è un'altra tipologia, un'altra tecnologia. È come l'AstraZeneca. Ecco, esatto. Perfetto. Esatto, quindi si basa su virus depotenziato. Chiaro. Ecco, quindi non è quello. Però ci sono altri esempi di paesi europei, tipo la Spagna, il Portogallo, la Svezia, che hanno indici di vaccinati molto più bassi dei nostri, e la situazione non è così grave, è uguale alla nostra, non muoiono per le strade. Comunque è perfetto, guardi, abbiamo un punto di vista diverso. Punti di vista però, io rispetto il suo, riporto, come dire, le eccezioni che sento da altre persone. Ma lei conviene con me che il vaccino ha ridotto la possibilità di ammalarsi, sì o no? Scientificamente, mi dica sì o no. Guardi, secondo me, cerco di essere sintetico, c'è stato un miglioramento rispetto all'anno scorso. Da che cosa? Lo Spirito Santo? Avrà anche inciso il vaccino, però c'è anche un'altra cosa da considerare, che tutte le pandemie fisiologicamente hanno un picco e poi si sgonfiano. La spagnola è durata 1 anno e mezzo. Tutte le pandemie hanno durato grosso modo 1 anno e mezzo, capisce? Questa quanto deve durare?
Allora, niente. I veneziani, gli antichi veneziani dicevano, una che ne, insomma, nella storia tra peste, colera, colera e peste, qualche pandemia l'hanno vissuta, dicevano due Pasque e un Natale, una pandemia dura un anno e mezzo. Perfetto, allora facciamo così, guardi, non facciamo nessun vaccino, non facciamo guardi, non nessun... possiamo più perfetto, ricordarci ha ragione, perché abbiamo sforato. Ha ragione. Riprenderemo perfetto, il discorso alla prossima occasione. Sicuramente. Intanto grazie, adesso passiamo al servizio di Edoardo Anese. Apre Idea Natale, 5 giorni tra creatività, ecosostenibilità e solidarietà. La Fiera di Udine offre incontri con gli autori, anteprime editoriali, letture animate, enogastronomia e molto altro. Prego. Qualche problema con la regia? Abbiamo qualche notizia, no? Ecco. Amministratore Gomiero, oggi inaugurata Idea Natale. A Natale manca sempre meno ed è questo un Natale all'insegna dell'innovazione e di tutto ciò che è la ripartenza, che è segno della ripartenza. Lo scorso anno non era stato possibile organizzare una manifestazione così. Quest'anno l'abbiamo voluta riproporre, in 40 giorni abbiamo allestito questo palinsesto, sono 4 padiglioni grandi, importanti, ci sono 180 espositori in cui poter scegliere un regalo, scegliere un addobbo, scegliere un libro, scegliere anche un'idea solidale da condividere con i propri amici, i propri familiari. Riprendiamoci il Natale, è un Natale che un po' ci è mancato l'anno scorso, adesso c'è la possibilità di poter fare gli acquisti, c'è la possibilità di poter orientare i propri acquisti, le proprie scelte, e quindi eccoci qua. E sono 5 giorni all'insegna del dono? Sono 5 giorni, un giorno in più dell'anno scorso, perché abbiamo pensato che fosse anche opportuno distribuire i flussi su più giorni, anche per motivi di sicurezza, perché ricordiamoci che 2 anni fa abbiamo avuto quasi 50.000 persone in 4 giorni, quindi quest'anno abbiamo pensato di distribuire i flussi potenziali su più giorni. Ma ci sono 50 eventi, per cui è una manifestazione da fruire, perché si possono assistere ad esempio alle ricette e quindi vedere gli show cooking, ma anche iscriversi ai laboratori per imparare a fare i dolci di Natale. Dolci di Natale o ricette di Natale che sono legate alla nostra tradizione del Friuli Venezia Giulia, ma anche tradizioni del Portogallo, della Spagna, del Giappone, perché c'è bisogno sempre di più di viaggiare lontano in un momento in cui fisicamente non possiamo viaggiare. Possiamo dire quindi un'idea Natale all'insegna dell'innovazione, no? Tante nuove scoperte che si possono fare. È sicuramente un'innovazione di esperienze, perché imparare a cucinare un piatto natalizio spagnolo, imparando anche un po' la lingua, capendo anche un po' la lingua, è una contaminazione carina. Presentare il libro con il primo giallo noir ambientato tutto in Friuli Venezia Giulia, il fricco killer, credo che sia una bella provocazione, quindi ci sono degli assoluti inediti. C'è un mondo per i ragazzi, per i bambini, e presenteremo ad esempio un libro in cui, mi dicono, compare anche la compagna di Babbo Natale. È bello vedere come sia una mostra versatile, no? Adatta a tutte le età. È adatta a tutte le età, anche a tutte le tasche direi, anche a tutte le idee di regalo. C'è molto per una famiglia, perché i ragazzi, i bambini possono avere delle esperienze da poter svolgere, perché abbiamo molte letture assistite, abbiamo dei momenti musicali, e per gli adulti c'è altrettanto, perché possono sperimentare ad esempio tutto il mondo della cucina o frequentare le librerie, le case editrici del Friuli Venezia Giulia, le piccole case editrici del Friuli Venezia Giulia, che quest'anno sono un partner importante con noi. Assessore, inaugurato oggi Idea Natale, un grande vanto per la città di Udine, in questo caso siamo a Martignacco, ma per l'intera regione Friuli Venezia Giulia. Beh, dopo un anno di pit stop hanno ripresentato questa 32esima edizione, ormai è un appuntamento fisso, è un appuntamento che sta ad indicare ormai l'arrivo del Santo Natale. E ho avuto modo di vedere un po' gli allestimenti di questa fiera, una fiera molto, molto bella, 100 espositori, la possibilità di mettere assieme l'associazionismo, gli imprenditori, i commercianti, gli artigiani della nostra regione, per poter offrire insomma quello spirito natalizio che soprattutto in questi periodi quanto mai dico necessario. Poi molto bene, ci sono 2 paralimpiche, campionesse paralimpiche come testimonial, quindi una bella festa. Direi che con oggi parte ufficialmente un Natale all'insegna della normalità.
Sì, con oggi ci avviciniamo al Santo Natale, sa, purtroppo questa pandemia ancora non ci sta mollando, i casi sono ancora numerosi nella nostra regione, come io vado sempre sottolineando, principalmente di non vaccinati, quindi l'appello che si può fare, soprattutto a Natale, fatevi un regalo, fatevi un vaccino. E con noi Marika Saccomanni, direttrice del Teatro Verdi di Pordenone, buonasera. Buonasera a voi, grazie. Allora, il Teatro Verdi da domani fino a domenica ospiterà Revolution edizione 2021. E di cosa si tratta? Allora, Revolution è oramai il terzo anno di quella che è nata come una rassegna, 3 anni fa, una rassegna di geopolitica, tant'è che il sottotitolo è Cronache dal futuro del mondo, perché l'intento voleva essere quello di lezioni di storia contemporanea che si potessero proiettare, che potessero tracciare un po' quelli che sarebbero stati gli sviluppi futuri. Da quest'anno, dopo un anno sostanzialmente dove ci siamo trasferiti sul web, per ovvi motivi legati alla pandemia, quest'anno ritorniamo in presenza e ritorniamo con una 3 giorni, pertanto il format è quello del festival. Partiamo con domani pomeriggio fino a domenica sera. Ecco, mi pare che domani l'appuntamento è con questo, non so se è un convegno, no? I padroni del cibo. Allora, con domani ci sono una serie di appuntamenti, diciamo che iniziamo alle ore 16 con la proiezione di un documentario, ecco, di Raj Patel, e a seguire ci saranno tutta una serie di conferenze, convegni. Nel primo panel, diciamo, dopo il documentario, sarà proprio protagonista Raj Patel assieme ad Antonio Cianciullo e a Filippo Giorgi, e dove appunto parleranno di quelli che sono i temi legati ai cambiamenti climatici. Ovviamente sono varie le declinazioni con cui in questi 3 giorni dove si parlerà di sostenibilità in termini ambientali. Leggevo nel programma, ad esempio, si parlerà dell'eredità lasciata dall'ultimo summit di Glasgow. Assolutamente, no? Diciamo che quello è un po' il punto di partenza. COP26 è quella che sono gli obiettivi di Agenda 2030, per cui, ripeto, si parlerà anche di parità di genere, per cui tutti quelli che si cercheranno di toccare vari argomenti che sono tra i 17 obiettivi appunto di Agenda 2030, tra cui. Ecco, leggo nelle chiose che la rassegna è curata per l'Associazione Europa Cultura da Daniela Volpe e Paola Sain. Sì. Esattamente, è un progetto, è un'idea, nasce da un'idea, e l'organizzazione è del Teatro Verdi, e diciamo la curatela è di Daniela Volpe e Paola Sain. Ecco, per sintetizzare il festival in uno slogan potremmo parlare di cultura della sostenibilità. Assolutamente, corretto. Bene, quindi l'appuntamento, allora abbiamo detto il festival, la rassegna inizia domani. Bisogna prenotarsi attraverso email, come funziona? Allora, ovviamente per questioni legate alla tracciabilità, quelle che sono le norme in vigore, va sostanzialmente ritirato un biglietto che può essere prenotato online o può essere ritirato direttamente alla biglietteria del teatro. Benissimo. Molto semplice. Grazie a Marika Saccomanni, direttrice del Teatro Verdi. Invitiamo anche i nostri telespettatori a partecipare a questa interessante rassegna. Grazie ancora. È stato presentato oggi in Municipio Pordenone lo spettacolo Io non sono un numero di Laura Bussani e Sabrina Morena, in scena mercoledì 24 novembre al Teatro Capitol, nell'ambito della rassegna La scena contro la violenza sulle donne, promossa e organizzata dalla Compagnia di Arti e Mestieri diretta da Bruna Braidotti. Sentiamo il servizio. Oggi siamo qui per presentare assieme alla Compagnia Arti e Mestieri un incontro che appunto la Bruna Braidotti, che è l'anima e il cuore anche, no, di questa compagnia, ha organizzato proprio nell'ambito della settimana del Comune di Pordenone. Si tratta di un'iniziativa che avvalla e valorizza il lavoro che la Braidotti sta portando avanti
da tanti anni sulla drammaturgia artistica per raccontare le donne e soprattutto anche la violenza maschile sulle donne. È un evento, uno spettacolo molto profondo, molto originale, come tutti gli eventi che la compagnia presenta, e quindi anche in questo caso direi che ha colpito nel segno. Lo spettacolo è aperto a tutti e noi promuoviamo al pubblico questa iniziativa, perché è veramente un evento, uno spettacolo molto interessante, molto bello. È aperto a tutti, si terrà presso il Capitol il 24, quindi la giornata, che è la vigilia, diciamo, del 25, alle 20:45, e quindi sì, aspettiamo più persone possibili. E proponiamo per la giornata contro la violenza sulle donne lo spettacolo Io non sono un numero, dell'Associazione Bonaventura di Trieste, di Sabrina Morena e Laura Bussani, con la regia di Sabrina Morena. Ecco, noi proponiamo questo spettacolo proprio perché da anni c'è un nostro impegno per cambiare la cultura, perché il motivo principale per cui esiste, diciamo, questa violenza contro le donne è proprio una cultura che l'oggettivizza, e di questo parla lo spettacolo, appunto per sensibilizzare sempre di più diciamo, il pubblico a questo tema, perché possa un po' alla volta risolversi. È uno spettacolo che vuole parlare della violenza sulle donne, ma partendo un po', cercando le radici. E in questo senso, da una parte le abbiamo trovate negli studi di Andrea Carnaghi, che è un professore di scienze di psicologia sociale dell'Università di Trieste, che c'è in video e che parla dell'oggettivazione della donna e come la donna viene vista come un oggetto. E dall'altra invece raccontiamo molte storie di donne rivisitate, ma sono tutte storie vere, di donne che sono rimaste sia morte ma anche mutilate, per esempio accecate o altro a causa della violenza maschile, e di bambini o ragazzi che hanno perso la mamma e la famiglia, e di vittime di violenza assistita. Quindi l'invito al pubblico è quello di venire e cogliere quale messaggio? Beh, cogliere che appunto dietro i numeri della violenza ci sono tante storie diverse di donne. È impressionante, noi facciamo l'elenco anche molto forte, e tra queste donne vittime ci sono anche da bambine o bambini anche, ma anche fino a nonne, madri, sempre anche poi vittime forse di qualche familiare, no? E quindi fa proprio impressione, no? Sentire tutti i nomi e cercare di trovare un argine, no? a questa violenza, e sicuramente l'oggettivazione o comunque il ritenere, no? l'altra persona una pedina che si può spostare di qua di là, su cui avere potere, non aiuta a fermare la violenza. Parliamo adesso di turismo con l'ospite in compagnia di Alessio Conforti nei nostri studi del Veneto. A voi la linea. Grazie, con noi Marco Michielli. I numeri che arrivano per quanto concerne il quadrimestre estivo rassicurano, perché li abbiamo dati ieri. Qual è la chiave di lettura che dà Michielli nei confronti di un settembre che è stato chiaramente molto positivo, ma che lascia anche intravedere dei nodi da sciogliere da qui ai prossimi mesi? Qual è stata la sua lettura? Ma la mia lettura è stata che ovviamente la politica ha la necessità, correttamente e giustamente, di cercare di motivare, di leggere, di vedere il bicchiere mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto. La realtà fotografata da questa situazione è ben nota, l'abbiamo detto 50.000 volte. Le spiagge, il lago di Garda, la montagna sono andate bene quest'estate, perché lei pensi la montagna che è stata chiusa tutto l'inverno. Quelle che sono nella tragedia vera sono ancora purtroppo le città d'arte. Pensate, considerate che Venezia è sostanzialmente chiusa al turismo da novembre del 2019, sono 2 anni erotti che non battono un chiodo. Perché ci fu l'acqua alta. Poi bisogna stare attenti anche quando si dicono stagione trionfale, eccetera, perché se io sono un albergatore di Portogruaro o di San Donato di Piave mi incacchio un po'.
Allora, sulla costa sono andate infatti bene. Era la domanda successiva questa. Le pure leisure sono andate bene e anche queste, attenzione, dal primo di luglio, perché maggio e giugno sono stati pessimi. Ho già avuto modo di dire, non mi smentisco, che con un maggio e giugno appena appena decenti, questa sarebbe stata la stagione dei record. Sì. Stagione dei record perché ci sono mancati tutto il turismo di lunga distanza, ovviamente come a tutti. I russi, lei non ne ha visti quest'estate sulle spiagge, non ha visto polacchi, non ha visto inglesi, non ha visto... Però questi sono stati abbondantemente compensati dal pordenonese o dal trevigiano, che era solito andare in Spagna, andare in Grecia, andare ovunque volesse, ed è venuto invece qui da noi. Turismo di casa nostra. Turismo di casa nostra. Gli aumenti di cifre sono interessantissimi in chiave di lettura, perché lei vedrà che l'Austria ha aumentato le sue presenze rispetto al 2019, le ha aumentate incredibilmente la Svizzera, che non è che sia proprio una nazione che, per quanto vicina, abbia una grande inferenza sulle nostre spiagge. Quella che rimane tuttora in diminuzione è la Germania, e solo quei 200 km di distanza in più che hanno i tedeschi da percorrere hanno fatto questa differenza. Perché si fa fatica a collaborare tra spiagge d'entroterra in Veneto orientale? Guardi, con me gira un coltello in una piaga aperta da anni. Io ho cercato di collaborare in tutti i modi fin quando ero presidente di Vivione, con soprattutto Portogruaro, che ovviamente è la mia città, ce l'ho nel cuore, eccetera. Si fa una fatica terribile, perché... Vale anche per San Donà Jesolo, anzi, vale insomma, sicuramente per San Donà Jesolo. Mi consente che Portogruaro è un po' più bellina e un po' più turisticamente... Confermo, Di San Donà di Piave, con tutto il rispetto per San Donà di Piave, che peraltro si è sviluppata sull'industria, sì, sulle cose, eccetera. Portogruaro, io ho già avuto modo di definirla più volte, è una città turistica a sua insaputa. Allora, spesso succede che si siedono a un tavolo, vuoi i due sindaci, vuoi il sottoscritto con un sindaco, vuoi... e le posizioni sono abbastanza curiosamente determinate dal fatto: bene, io ti metto a disposizione Portogruaro, t'arrangi tu, fai tutto tu. E non è proprio così, perché le spiagge sono già autosufficienti di per sé. All'albergatore piuttosto che all'agenzia che affitta appartamenti, mandare non è che freghi particolarmente, detta brutalmente, di mandare qualcuno a fare il giretto a Portogruaro. Sia chiaro che non è per il discorso che la Coca-Cola che beve a Portogruaro non la beve nell'albergo, perché questa è francamente un'accusa ridicola. Chiaro. Però non è che ha un ritorno economico da questa cosa, o un ritorno di... Invece secondo me c'è un ritorno importantissimo, che è la fidelizzazione al territorio. Io tutti i clienti che mando a fare un giretto a Portogruaro tornano con gli occhi spalancati, felicissimi di aver visto questa meravigliosa cittadina, lasciatemelo dire, e mi ringraziano puntualmente. Bisogna migliorare, lei ha fiducia su questo? Io ho fiducia, avrò fiducia nel momento in cui mi siedo a un tavolo e dico, e viene compreso che non si può pensare di dire al cliente, al bancone di albergo mio, guardi, Portogruaro, ecco, lei va a vedersi questo, questo e quello. No, io devo dirgli, guardi, c'è il battello che parte domani mattina alle 8, la porta a fare l'escursione, è compreso, perché c'è un accordo con tutti i ristoranti di Portogruaro, è compresa il pranzo, questo e quello, eccetera, il giro dei negozi con magari uno stupidissimo bonus da 5 euro. Certo, giusto, però cercare di organizzarla la cosa. Allora, se mi carichi su un battello, mi fai attraversare il Lemene, mi fai risalire e sbarcare a Portogruaro, c'è un appeal decisamente diverso che dire prenditi la tua macchina e vattene a Portogruaro. Ci torneremo su questo argomento, grazie a Marco Michelli. Linea a Pordenone. Nadia Marzaroli e Fulvio Curioni dell'Associazione Torre e Terre del Nord erano oggi a Pordenone per spiegare quali sono gli obiettivi dell'associazione stessa, nata per dare sostegno legale a tutti gli addetti ai lavori che ruotano attorno al mondo dell'agricoltura. Il servizio. L'Associazione Terre del Nord nasce perché vuole promuovere, incentivare e sviluppare tutto il mondo agricolo e tutto della filiera dell'agroalimentare e il turismo sostenibile, tutelando ovviamente e di conseguenza anche i diritti del consumatore. Noi siamo qua in Friuli perché la nostra associazione, che nasce nelle regioni del Nord, di conseguenza anche nel Friuli, auspichiamo Friuli Venezia Giulia, ci sta a cuore questo tema. Perché? Perché recentemente anche il governo ha appena approvato una riforma del catasto che sarà
attuabile anche tra 2 anni, ma di fatto l'orientamento è quello, per cui andiamo a colpire il bene caro agli italiani, che è quello della casa. E di conseguenza anche la tassa che gli italiani pagano ai loro relativi comuni e territori, l'IMU, viene di fatto assoggettata a questa iniziativa governativa. E noi gli agricoltori di fatto vorremmo tutelarli. Perché? Perché già corrono tempi molto difficili e tutti i beni immobili, le cascine, le stalle, li vedono costretti a renderli collabenti, vale a dire a togliere il tetto, a mettersi al riparo da un'aggressione tributaria che sarà sempre più ingente e di fatto inciderà ancora di più nelle loro imprese e nei loro lavori. Per tutti gli interessati, per tutti coloro che vogliono conoscere meglio la nostra associazione, che ricordo essere un'associazione senza scopo di lucro, possono visitarci al sito www.terredelnord.org, dove troveranno tutti i servizi che noi mettiamo a disposizione e di tutto quello che l'associazione si occupa, perché vuole affrontare insieme a tutti voi, che tutti quanti si vogliono iscrivere, varie problematiche che stanno a cuore non solo a noi, ma penso anche all'Italia intera, visto che coinvolge più settori. Termina qui la prima parte del nostro notiziario. Adesso abbiamo un ospite in Veneto, anzi a Udine, dove con Edoardo Anese c'è Renato Barbalace, vice sindaco di Tricesimo. Poi avremo come consuetudine il meteo, un piccolo break pubblicitario e poi gli approfondimenti delle redazioni di Udine e del Veneto. In coda al TG abbiamo oggi la rubrica di Luigi Gandhi, Il Fatto, e questa sera i riflettori saranno puntati sul comune di Vivaro e sull'idea nata dal sindaco Mauro Candido, che riguarda la realizzazione del progetto residenziale Vivaro 2, che nascerà nella caserma dismessa sempre in territorio comunale. Ringrazio la mia collega Tania Pellegrini. Grazie a lei direttore e grazie ai nostri telespettatori, che come sempre invito a rimanere sintonizzati su Telepordenone. Esatto, non andate via perché la programmazione di Telepordenone continua. Grazie. E con noi in studio Renato Barbalace, vice sindaco di Tricesimo. Ben ritrovato, grazie per essere con noi. Bene, buon pomeriggio. Grazie a voi di avermi invitato a questa trasmissione, dove avrò modo anche di informare i miei concittadini della situazione Covid a Tricesimo. Ecco, lei oltre a essere vice sindaco è anche assessore alla sanità e alle politiche sociali. Com'è la situazione Covid in comune? Bene, guardi, io direi che la situazione Covid in comune non è discordante con quelli che sono i dati locali qui in Friuli Venezia Giulia. Direi anche in modo ottimistico che la situazione non è grave, e probabilmente però bisogna fare i conti con quelle che sono anche le informazioni del momento da parte degli esperti. Sicuramente al momento è una situazione abbastanza tranquilla, però dobbiamo stare molto cauti e attenti e allertati, perché sicuramente avremo una cosiddetta quarta ondata anche noi. Al momento io, per dare un aggiornamento dei dati su Tricesimo, mi faccio riferimento a quello che sono i dati della Protezione Civile, che diciamo giornalmente i sindaci ricevono e che vengono così messe in evidenza tutte le varie situazioni sui positivi e su eventualmente le quarantene. Quindi io a questo punto mi dedicherei a leggere dei dati molto precisi, che sono quelli della Protezione Civile Friuli Venezia Giulia. Allora, su una popolazione di 7.609 abitanti, l'aggiornamento è del 15-11, quindi recentissimo. Attualmente in quarantena sono 5 persone, positivi 12 persone, attualmente positivi ma presi in carico dal Dipartimento di Prevenzione sono 12, deceduti 32 e la prevalenza è 2,5.
Ecco, vediamo un attimo per quanto riguarda i dati legati ai vaccinati e non vaccinati. Invece, parlavamo prima di cominciare, no, che ci sono tanti non vaccinati a Tricesimo. Ecco, io anche qua andrei praticamente con un dato ufficiale che è quello del distretto sanitario, quindi parliamo dell'azienda sanitaria. Possiamo dire che all'azienda sanitaria Alto Friuli, ASUFC, sono circa il 75,1%. Il distretto di Tarcento è 72,1%. Come percentuale, Tricesimo è 72,4, quindi io direi siamo sì bassi ma non esageratamente, e questo naturalmente vuol dire dando la libertà a chi non vuole vaccinarsi, e questa è la situazione locale. Per quanto riguarda invece la situazione nelle strutture sanitarie e negli istituti comprensivi, come sta andando? Direi che l'andamento è molto favorevole, non abbastanza, proprio correggo l'aggettivo, perché le strutture sanitarie, sia noi abbiamo 4 strutture sociosanitarie, la Nobile dei Pilosio, che è la casa di riposo, l'Istituto Santa Maria dei Colli, che è un istituto psicopedagogico, Villa Masieri, istituto per ipovedenti, e Villa Veroi. Qui sono iniziate vaccinazioni, la terza vaccinazione. Direi che la situazione al momento è molto tranquilla, non abbiamo Covid, non abbiamo in questo momento nessuna segnalazione dalle strutture, se non qualche caso di positività, ma sotto controllo del Dipartimento, però non degli ospiti di questi istituti, bensì di chi ci lavora all'interno del personale. Però tutto sotto controllo da parte del Dipartimento di Prevenzione. Per quanto riguarda l'Istituto Comprensivo, qui do una bella notizia: anche qui abbiamo semplicemente uno studente positivo che domani praticamente rientrerà a scuola, e tutti i controlli fatti sulle classi, sui professori, hanno praticamente dato una certificazione cover free, non hanno nessun problema. Quindi sono una notizia molto importante, che anche questo penso che faccia piacere, che il territorio è ben salvaguardato e ben controllato. Grazie allora a Renato Barbarace per essere stato con noi oggi, grazie ancora. Grazie a voi, buonasera. È linea che può tornare a Pordenone. Arpa Friuli Venezia Giulia. Vediamo insieme le previsioni per i prossimi giorni. Un robusto anticiclone si espande dall'Atlantico verso l'Europa centrale e l'Italia, dove rimarrà almeno fino a domenica, favorendo il ristagno di aria umida nei bassi strati atmosferici. Andiamo nel dettaglio. Venerdì 19, cielo in prevalenza velato, in serata non si escludono foschie o locali nebbie sulla bassa pianura al confine col Veneto, mite in quota con zero termico a 3000 metri. Le temperature. Le minime sulla pianura tra 3 e 6, sulla costa tra 8 e 10 gradi. Le massime sulla pianura e sulla costa tra 13 e 15 gradi. Temperature medie alla libera atmosfera a 1000 metri 6, a 2000 metri 5 gradi. Sabato 20. Cielo in genere sereno. Nelle ore notturne saranno possibili foschie o banchi di nebbia su vasta pianura e fascia lagunare, in diradamento o sollevamento durante il giorno. Inversione termica nelle valli con zero termico in ulteriore risalita a 3500 metri. Le temperature. Le minime sulla pianura tra 3 e 7, sulla costa tra 8 e 12 gradi. Le massime sulla pianura tra 14 e 17, sulla costa tra 12 e 16 gradi. Temperature medie alla libera atmosfera a 1000 metri 9, a 2000 metri 8 gradi. Grazie, a domani! Bentrovati dalla redazione di Udine, Gorizia e Trieste di Telepordenone. Apriamo subito questa nuova edizione con la cronaca. Era uscita a cena con un amico, ma all'esterno del locale ha trovato ad attenderla l'ex marito, che da fine luglio aveva ricevuto un divieto di avvicinamento alla donna in seguito alle sue denunce per ripetuti episodi di maltrattamenti in famiglia. La vicenda è avvenuta sabato sera in Friuli. L'uomo ha prima minacciato di morte la ex, per poi venire alle mani con il suo accompagnatore. Il personale del locale è riuscito a dividere i due contendenti, ma l'ex è tornato all'assalto. È stato quindi necessario l'intervento di una volante della Polizia di Stato, chiamata dai gestori del ristorante, che lo ha bloccato e accompagnato negli uffici della Questura di Udine. Lì i poliziotti hanno accertato innanzitutto la sussistenza a carico dell'ex marito del divieto di avvicinamento alla moglie
palesemente violato, e hanno poi ricostruito una lunga serie di molestie che nei giorni precedenti avevano gettato la donna in uno stato di ansia e un fondato timore per la propria incolumità. Alla luce del mancato rispetto delle precedenti misure restrittive, per l'uomo è scattato l'arresto, convalidato dal GIP, che ha ritenuto il carcere l'unica soluzione per evitare ulteriori aggressioni nei confronti della ex. Parliamo ora di un incidente tra il comune di Terzo di Aquileia e Cervignano del Friuli nel pomeriggio di ieri. 6 le persone ferite, tra cui 2 in modo grave, mamma e figlia di soli 4 anni. Sentiamo i dettagli nel primo servizio. Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 17:30, si è verificato un grave incidente stradale lungo via Grado, al confine tra il comune di Terzo di Aquileia e Cervignano del Friuli. Più precisamente, 2 auto si sono scontrate frontalmente e una terza, per evitare l'impatto con le precedenti, è finita nel fossato. Rimaste gravemente ferite 2 persone, una delle quali elitrasportata. Si tratta di una bambina di soli 4 anni e della mamma. Coinvolti anche mamma e figlio di 10 anni, i quali, nonostante le gravi ferite riportate, non sarebbero comunque in pericolo di vita. In totale sono 6 le persone rimaste ferite. Immediata la chiusura della strada per permettere tutte le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, queste ultime coadiuvate dai vigili del fuoco. Le cause del frontale sono al vaglio dei carabinieri di Palmanova, intervenuti sul posto per rilievi, accertamenti e gestione della viabilità. Incendio di un auto articolato a Gorizia. Poco dopo le 11, i vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Monfalcone, supportata dall'autobotte e dal funzionario di guardia, in via Consiglio d'Europa, dove un mezzo pesante stava prendendo fuoco. Ad allertare i soccorsi, l'autista stesso, che è immediatamente accostato a bordo strada una volta accortosi dell'incendio. I pompieri arrivati sul posto hanno provveduto a estinguere le fiamme che nel frattempo si erano propagate all'intero autoarticolato. Le cause dell'incendio, che non ha coinvolto altri mezzi o persone, sono ancora in fase di accertamento. Sul posto anche personale dell'arma e polizia locale di Monfalcone. Terminate ieri le operazioni di recupero del natante affondato al largo di Duino lo scorso 8 novembre, sul quale viaggiavano padre e figlio, trovati successivamente morti in mare. Sentiamo. Nelle scorse ore sono terminate le operazioni di recupero dell'imbarcazione affondata a largo di Duino lo scorso lunedì 8 novembre, a bordo della quale erano imbarcati padre e figlio, Vittorio e Stefan Verongalli, diportisti rispettivamente di 80 e 50 anni di Conegliano, trovati successivamente senza vita in mare. Il natante era stato individuato dopo giorni di ricerche all'interno dei filari di mitticoltura che si trovano a sud-ovest del castello di Duino. Le attività hanno visto impegnati nella giornata di ieri, dalle ore 10 alle 16, i vigili del fuoco sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto di Trieste, con 2 imbarcazioni del Nucleo Soccorso Subacqueo Acquatico e una motobarca degli specialisti nautici del Comando di Trieste. L'imbarcazione, che si trovava a una profondità di circa 10 metri, è stata portata in superficie dai sommozzatori grazie all'ausilio di speciali palloni di sollevamento. Subito dopo si è provveduto tramite elettropompi a svuotarla dall'acqua, tanto da garantirne il galleggiamento. Una volta raggiunta un'adeguata riserva di spinta, la motobarca dei vigili del fuoco ha trainato il natante in un cantiere nautico di Monfalcone. Fermato nei giorni scorsi dalla Polizia Stradale di Palmanova, lungo la A4 a Porpetto, il conducente di un auto articolato di nazionalità slovena. Trasportava 35 bovini adulti destinati al macello senza rispettare le norme igieniche. Il mezzo era partito da Ajdovščina, in Slovenia, ed era diretto in Lombardia. Le condizioni di trasporto sono apparse immediatamente inadeguate a garantire il benessere dei bovini, non avendo a disposizione un'adeguata lettiera come previsto dalla normativa. Il pianale del rimorchio deve essere asciutto, comodo e igienico, generalmente ricoperto di paglia pellettata, dove i grandi animali possono stendersi senza subire urti e contatti diretti con il metallo e riproducendo in minima parte l'ambiente della stalla.
Inoltre, effettuato il controllo del peso, è risultato che il mezzo viaggiava sovraccarico, con un'eccedenza di 3 tonnellate sui limiti di legge previsti. Per il conducente è scattata una multa da oltre 1.000 euro, oltre ad aver perso 6 punti dalla patente di guida. In occasione della giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, la Polizia Postale e delle Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia ha organizzato a Trieste un incontro con le classi prime della scuola secondaria Stuparic, al fine di sensibilizzare i più giovani sul tema della sicurezza online. Sentiamo il servizio. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in occasione del semestre di presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, ha ritenuto di celebrare per il 18 novembre, ovvero la giornata di oggi, la Giornata Europea per la Protezione dei Minori contro lo Sfruttamento e l'Abuso Sessuale. Nella circostanza, la Polizia Postale delle Comunicazioni ha organizzato in tutto il territorio nazionale degli incontri nelle scuole con il coinvolgimento degli studenti delle scuole primarie e secondarie sul tema della sicurezza online. Nel dettaglio, il compartimento Polizia Postale delle Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia ha organizzato in questo capoluogo un incontro per la giornata di oggi con le classi prime della scuola secondaria Stuparic di Trieste. L'incontro si è tenuto in modalità online e ha visto coinvolto il personale specializzato che ha affrontato il tema della sicurezza online, i pericoli della rete, la navigazione sicura e responsabile e l'utilizzo corretto dei social. L'obiettivo è quello di sensibilizzare gli studenti rispetto alle potenzialità comunicative del web e delle community online, senza correre rischi connessi a comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per il prossimo. L'occasione ha consentito ai ragazzi di porre delle domande agli specialisti della Polizia Postale, favorendo così il dialogo intergenerazionale e sviluppare la propria consapevolezza dei rischi online. Rimaniamo a Trieste, dove un uomo del 1961, residente nel capoluogo, è stato denunciato per procurato allarme ieri sera dalla Polizia di Stato. Alla volante giunta sul posto, uno stabile nel rione di Servola, ha detto di essere stato aggredito da uno sconosciuto. Appurato che le circostanze erano prive di reale fondamento, l'uomo è stato deferito in stato di libertà alla locale procura della Repubblica. Denunciato anche un altro triestino del 1959 per getto di oggetti pericolosi. La scorsa notte, infatti, ha lanciato dal balcone di un edificio di Vicolo del Castagneto vari oggetti e masserizie, senza fortunatamente colpire nessun passante. Sul posto una volante che lo ha identificato e, dopo i riscontri, deferito all'autorità giudiziaria. Confindustria Udine ha aderito al PMI Day. 4 le visite aziendali organizzate per gli studenti di alcuni istituti superiori del Friuli Venezia Giulia. Sentiamo i particolari nel prossimo servizio. Con l'organizzazione di 4 visite aziendali a Legnolandia di Forni di Sopra, Meccano Tecnica di San Daniele, Fornace di Manzano e Legno Nord di Basiliano, anche Confindustria Udine aderisce al PMI Day, l'iniziativa promossa per domani, venerdì 19 novembre, dalla piccola industria di Confindustria, in collaborazione con le territoriali dell'associazione che dal 2010 vede ogni anno le piccole e medie imprese associate a Confindustria incontrarsi e interagire con gli studenti, portandoli, se possibile, direttamente in azienda. Pensata per contribuire a diffondere la conoscenza della realtà produttiva delle imprese e il loro impegno quotidiano a favore della crescita mediante un momento di esperienza diretta in azienda, l'iniziativa PMI Day coinvolge in provincia di Udine una novantina di studenti dell'ISIS Solari di Tolmezzo, dell'ISIS Malignani di Udine e dell'ISIS Malignani di San Giovanni al Natisone, che durante le visite aziendali avranno anche modo di incontrarsi rispettivamente con gli imprenditori Marino De Santa di Legnolandia, Nicola Collino di Meccanotecnica, Fabio Massimo Merlino Fornaci di Manzano e Alessandro Calcaterra di Legno Nord. Come spiega Massimiliano Zamò, vicepresidente di Confindustria Udine con delega alla piccola industria, il focus di questa edizione del PMI Day è la sostenibilità ambientale, sociale ed economica per uno sviluppo basato su un utilizzo efficiente delle risorse naturali che guarda
traguardi alla riduzione delle disuguaglianze e all'inclusione sociale, in grado di dare vita ad una crescita duratura e ad un benessere diffuso in linea con gli obiettivi definiti dall'Agenda 2030 dell'ONU. L'obiettivo del sistema confindustriale è quindi rafforzare l'impegno in questa direzione nella logica della responsabilità sociale d'impresa per il rilancio di una crescita sostenibile ed inclusiva che ponga al centro la persona e il futuro dei giovani. È stata inaugurata oggi a Monfalcone, alla presenza dell'assessore Giuliana Garimberti, la nuova area dedicata ai nostri amici a quattro zampe. Nell'area di sgambamento in via Fermi abbiamo creato due aree distinte, ha dichiarato l'assessore, dedicate rispettivamente ai cani di piccola e grande taglia. In questo modo i cani potranno liberamente correre e socializzare tra loro in tutta sicurezza. L'area si sviluppa in lunghezza per facilitare le corse dei nostri amici a quattro zampe e sarà fruibile con accesso libero. Per garantire la sicurezza di tutti, l'area è videosorvegliata ed è stata dotata anche di panchine. Questa nuova area si unisce a quelle già fruibili di via Zappata, Parco della Rimembranza, via Porto Rosega. Come nelle altre aree, vale l'obbligo di raccolta delle deiezioni. I cani meno socievoli potranno permanere al massimo 30 minuti. Si ricorda anche l'importanza di impedire ai cani di fare buchi nel terreno. La prossima settimana la vecchia area dedicata allo sgambamento cani verrà piantumata con gli alberi donati dal vivaio di Tarcento, oltre che con altri 10 alberi più grandi acquistati con un finanziamento regionale. E questo era il nostro ultimo aggiornamento. Grazie come sempre per averci seguito anche dalla redazione di Udine, Gorizia e Trieste di Telepordenone. Dopo una breve pausa pubblicitaria, linea al collega del Veneto per il suo notiziario. Bentrovati con l'informazione di Telepordenone. C'è anche il Veneto tra i territori caratterizzati da una serie di perquisizioni messe in atto dalla Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale a carico di appartenenti a sodalizi Novax, una trentina le ispezioni. Molto attivi sui canali Telegram nei cui confronti vengono ipotizzati reati che vanno a seconda delle diverse singole posizioni, dalla costituzione e partecipazione ad associazione segreta, all'istigazione, interruzione di pubblico servizio, all'associazione per delinquere finalizzata a compiere danneggiamenti. L'obiettivo è quello di evitare futuri lockdown che potrebbero arrivare con gli eventuali cambi di colorazione a seguito della pressione ospedaliera nei vari territori. Per questo, nel corso della conferenza Stato-Regioni, i presidenti hanno chiesto l'applicazione di un Green Pass rafforzato solo per chi si è vaccinato, evitando strette nelle prossime settimane a chi si è immunizzato. D'altronde, lo stesso governatore Massimiliano Fedriga, che al contempo è anche al vertice della conferenza delle regioni, nei giorni scorsi aveva rimarcato come non fosse giusto far pagare il prezzo più alto in caso di zona arancione a chi aveva fatto le somministrazioni previste per il certificato verde. Un lockdown per non vaccinati non sembra essere all'ordine del giorno dell'esecutivo, anche se a livello politico il dibattito è aperto. A ogni modo, la situazione in Italia è ritenuta sotto controllo, ma i territori maggiormente attenzionati sono proprio Friuli, Venezia Giulia e Veneto, oltre alla Liguria. Proprio in Veneto, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.600 positivi e 4 vittime, numeri sul fronte dei contagi in crescita di giorno in giorno. Le comunità di Falzè e Sernaglia della Battaglia sono in lutto per la morte improvvisa di Michele De Vecchi, stroncato ieri sera all'età di 25 anni da un malore mentre era uscito per una corsa assieme a un amico. La tragedia è avvenuta a Susegana, sulle colline del Prosecco, dove i soccorsi sono intervenuti per tentare di rianimare il giovane, ma ogni pratica si è rivelata vana. A dare l'allarme in via Sottocroda attorno alle 19.30 è stato proprio il compagno dell'uscita sportiva, quando si è accorto che il 25enne si era accasciato a terra perdendo i sensi. Michele De Vecchi, runner appassionato, originario di Falzè, da qualche tempo era entrato in consiglio comunale a Sernaglia, si era laureato in scienze forestali a Padova, dopo il diploma al Cerletti di Conegliano, amava la natura e le escursioni in montagna. La notizia della sua morte ha destato grande cordoglio in quest'area del Trevigiano, scossa da un decesso così improvviso. Sul suo corpo potrebbe essere disposta l'autopsia.
I vigili del fuoco hanno invece recuperato l'imbarcazione affondata a Duino lo scorso 8 novembre nel corso del grave episodio che caratterizzò anche quella giornata dell'8 di novembre, dove persero la vita padre e figlio Vittorio e Stefan Verongalli, padre di 80 e figlio di 52 anni, originari di Conegliano. I vigili del fuoco hanno operato con due imbarcazioni e una motobarca degli specialisti nautici del comando di Trieste. L'imbarcazione, che si trovava a una profondità di 10 metri, è stata portata in superficie dai sommozzatori mediante speciali palloni di sollevamento. Successivamente si è provveduto tramite elettropompe a svuotare l'unità dall'acqua per garantirne il galleggiamento. Una volta raggiunta un'adeguata riserva di spinta, la motobarca dei vigili del fuoco ha trainato il natante verso un cantiere nautico a Monfalcone. Sono gravi invece le condizioni di un automobilista che è stato purtroppo al centro di un incidente accaduto questa mattina attorno alle 10 a San Michele al Tagliamento sulla regionale 74. Un 49enne di Caorle era alla guida di un Alfa Romeo di colore nero, uscita in maniera autonoma dalla carreggiata e finita sul fossato adiacente alla strada. L'uomo è stato soccorso dal SUEM 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Rilievi di legge a cura della polizia locale di San Michele al Tagliamento. Domenica si celebra la giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada. Ogni anno in tutta Italia tantissimi decessi, se ne contano quasi 9 al giorno. Il servizio. Domenica 21 novembre si celebra la giornata mondiale ONU in ricordo delle vittime della strada. Ogni anno sulle arterie italiane si consumano migliaia di tragedie. Nel 2019 i decessi sono stati 9 al giorno per un totale di 3.173 morti. I feriti sono stati invece 241.384, 661 al giorno. I dati del 2020 non sono indicativi per le note limitazioni alla mobilità causa Covid. Le piazze sono pronte a celebrare la giornata. A Treviso il Comune ha concesso il patrocinio all'iniziativa dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada per il coinvolgimento e la sensibilizzazione della cittadinanza. Sullo scalone di Palazzo dei 300 verrà esposto uno stendardo raffigurante i volti di alcune giovani vittime della strada, mentre sabato sera verrà illuminata di rosso la sfera di Via Roma. Dati quelli enunciati che dimostrano l'importanza delle campagne di sensibilizzazione alla sicurezza stradale. Proprio per questo motivo, lo scorso 31 agosto, il presidente dell'associazione Manuela Andrea Dan è partito a piedi da Piazza dei Signori per raggiungere Roma per lanciare una campagna nelle città e portare una serie di proposte sui temi della formazione e dell'educazione stradale ai rappresentanti del governo e del Parlamento. Bar chiuso e maxi multa da 26.000 euro. Succede a Mestre, dove i carabinieri, assieme anche ai colleghi dell'ispettorato del lavoro, hanno eseguito un controllo mirato al bar centrale di viale Don Sturzo, riscontrando alcune violazioni della normativa sulla regolarità dei luoghi di lavoro, come la mancata formazione sulla sicurezza e la mancata dotazione dei dispositivi di protezione individuale, elevando la sanzione. I NAS hanno invece rilevato inadeguatezze igienico-sanitarie, elevando a loro volta sanzioni per circa 1.000 euro nei confronti del gestore di nazionalità cinese. Una talea prelevata dal famoso ficus di Giovanni Falcone, la pianta che cresce a Palermo nei pressi dell'abitazione del giudice assassinato dalla mafia nel 1992, arriverà domani mattina, venerdì 19 novembre, in Veneto e precisamente nel campus di Agripolis a Legnaro, nel Padovano, sede di Veneto Agricoltura e di alcuni dipartimenti dell'Unità di Università di Padova. A consegnare la preziosa talea sarà il comandante del gruppo Carabinieri Forestali di Padova, il tenente colonnello Federico Corrado. Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, per l'alto valore che questo gesto rappresenta, ha chiesto al direttore di Veneto Agricoltura di custodire, tramite le strutture competenti dell'Agenzia
la talea di falcone, crescerla e prendersene cura con attenzione anche attraverso la divulgazione alle nuove generazioni che frequentano il campus universitario. La cerimonia, che si svolgerà a partire dalle 10.30 sul piazzale antistante la sede di Veneto Agricoltura, non arriva in una settimana qualsiasi dell'anno. Domenica si celebra infatti in tutta Italia anche la Giornata Nazionale degli Alberi, che quest'anno viene proposta con una dimensione più ampia e significativa rispetto alle precedenti edizioni. Sui test gratuiti del DNA fetale, il Veneto passi dagli impegni ai fatti concreti, come invece ha fatto la Lombardia. 3 mesi fa è stata approvata all'unanimità una mozione con un testo condiviso. Adesso si stanzino le risorse, lo chiede Francesca Zottis, consigliera regionale del Partito Democratico, dopo che la Giunta Lombarda ha destinato 500.000 euro per la sperimentazione gratuita. La prevenzione deve essere a portata di tutte, ha detto l'esponente DEM. È uno strumento innovativo che consente di prevedere con un alto grado di attendibilità le trisomie 13, 18 e 21 dopo appena 10 settimane di gestazione. La nuova politica agricola comunitaria potrebbe comportare un taglio ai pagamenti diretti per i risicoltori italiani tra il 50% e il 78%, secondo quanto denunciato al tavolo riso convocato dal sottosegretario Centinaio al Ministero delle Politiche Agricole. Lo dice in una nota l'eurodeputata Rosanna Conte. Si tratta di una forte decurtazione causata dai nuovi parametri di sostenibilità e che rischia di mettere in ginocchio un comparto fondamentale per il made in Italy. Ricordo, continua Conte, che l'Italia è il primo produttore europeo di riso e le sue imprese hanno fatto passi da gigante sul fronte della transizione ecologica. È ormai invece tutto pronto per il gruppo di donne Impresa Venezia, che lunedì 22 novembre spiccherà il volo verso Londra. Preparativi e organizzazione complessa che tiene conto della difficile circostanza che tutti stiamo vivendo, quella della pandemia. La formazione è indispensabile per crescere, questo il leitmotiv. Sarebbe stato un vero peccato non ultimare il corso di formazione che ci ha occupate per mesi con la lingua inglese, prima con lezioni frontali, in seconda battuta one to one, dice Raffaella Veronese, responsabile di Donne Impresa Venezia. Ma ora ci attende la terza parte del corso, il viaggio di studio, che consentirà alle imprenditrici, realtà italiane insediate a Londra, di collaborare e confrontarsi. Durante il soggiorno le protagoniste avranno modo di visitare da vicino uno dei mercati di quartieri più famosi al mondo, come il Borough Market, ma anche di ascoltare da vicino la storia di tanti ristoratori italiani che hanno messo le radici nella capitale del Regno Unito. Uno in particolare che avranno l'onore di incontrare sarà il veneziano Arrigo Cipriani. A proposito di Venezia, martedì 23 novembre alle 14.30 è stato convocato il Consiglio Metropolitano presieduto dal sindaco Luigi Brugnaro. Diversi i punti all'ordine del giorno, tra cui anche la gestione associata del Parco Regionale di Interesse Locale dei fiumi Reghena, Lemene e Laghi di Cinto. In autostrada invece, in A4, è tempo di asfaltature, allora sentiamo il servizio, tutte le informazioni relative al prossimo weekend. Riasfaltatura del manto stradale, al via alcuni lavori in A4. Gli interventi interesseranno un tratto di circa 600 metri tra lo svincolo di Cessalto e quello di San Stino di Livenza in direzione Trieste. La giornata in cui verrà allestito il cantiere sarà sabato 20 novembre, quando i livelli di transiti sono in diminuzione rispetto al resto della settimana. Si tratta di un'operazione che renderà necessaria l'istituzione di un doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta, ossia quella in direzione Venezia, non interessata ai lavori. Nel corso dell'intervento, fa sapere Autovie Venete, dalle 6 alle 20 verrà anche chiusa l'uscita al casello di San Stino per chi proviene dal capoluogo lagunare. Nessun problema invece per chi proviene da Trieste o per chi entra al casello di San Stino di Livenza. Il 25 di novembre si celebra la giornata contro la violenza sulle donne, un fenomeno definito dall'ONU un flagello mondiale proprio a causa della sua diffusione in tutti i paesi. Spicci GL, Lega Lemene, Coordinamento Donne ha organizzato un'iniziativa alla Sala Rufino Turranio di Concordia alle 16, un flash mob Donne in Nero
con Michela Silvestrin alle 16.30 dopo il saluto del sindaco Claudio Odorico, approfondimenti con Loredana Angelino, responsabile del coordinamento donne, un rappresentante del centro ascolto per la violenza di genere Città Gentili di Porto Gruaro e un rappresentante dell'associazione in prima persona Uomini contro la violenza sulle donne di Pordenone alle 17. Ricordando Vittoria, ni una massa voci di donne e uomini contro la violenza di genere, letture sceniche del gruppo teatrale La Bottega di Concordia Sagittaria con intermezzi musicali di Giovanni Buoro. Sabato 20 alle 17.45 e martedì 23 alle ore 17 davanti alla loggia di Concordia Sagittaria si svolgeranno le prove per l'evento. Porto Gruaro, il comune si dota di 7 defibrillatori da installare nei punti strategici della città. Questa scelta è stata legittimata da una determina pubblicata in questi giorni. L'amministrazione dunque interviene per quanto riguarda un tema particolarmente sentito. Altro tema particolarmente sentito a Porto Gruaro, il premio Gervino che quest'anno sarà appunto consegnato agli operatori della sanità. Nei giorni dedicati alla festa di Sant'Andrea, il comune di Porto Gruaro non dimentica chi si è prodigato per soccorrere la popolazione durante le prime ondate dell'emergenza sanitaria in atto. Verrà infatti assegnato sabato il premio Gervino, cioè la massima onorificenza della città, a tutti gli operatori sanitari. La cerimonia di consegna si svolgerà alle 17 al Teatro Comunale Luigi Russolo. L'amministrazione, di concerto con numerose associazioni del territorio, ha stabilito in via straordinaria di assegnare il riconoscimento a tutto il personale impiegato con professionalità ed dedizione a distanza di oltre un anno dallo scoppio della pandemia e che è tuttora impegnato in prima linea. Un riconoscimento atteso di cui si era parlato nelle scorse settimane e che adesso è diventato realtà. L'emergenza sanitaria da Covid-19, pur mettendoci in grave difficoltà, ha fatto emergere le migliori qualità ed energie, rendendo orgogliosa tutta la comunità, ha detto il sindaco Florio Favero, motivando questa scelta. L'impegno di molti professionisti e volontari profuso in ambito sanitario viene riconosciuto con il conferimento del premio Gervino, attraverso il quale si rinnova il nostro grazie a tutte le persone che hanno dato il proprio prezioso apporto, ha concluso il primo cittadino. Resta solo da capire ora chi ritirerà il premio. Nuovo evento invece al Teatro Russolo che ospita dopo quasi due anni le performance in presenza, tra l'altro al 100% della capienza e con la nuova galleria. Alla stessa ora il prossimo anno, infatti il titolo della commedia romantica scritta nel 1975 dall'autore canadese che andrà in scena domani sera alle 21 al Teatro Russolo, riportando finalmente i grandi spettatori di prosa a Porto Gruaro. Grazie per averci seguito, con questo è davvero tutto, vi lascio alle nostre previsioni del tempo, buon proseguimento con la nostra programmazione, arrivederci. Venerdì 19, cielo generalmente nuvoloso, parzialmente nuvoloso, con transito di nubi alte al mattino, con foschie o locali nebbi in pianura e nelle valli durante le ore più fredde. Nel pomeriggio maggiore soleggiamento, specie sulle Dolomiti, dove il cielo tenderà a divenire sereno. Venti generalmente deboli occidentali in pianura, deboli moderati settentrionali in montagna, temperature minime in diminuzione e massime in lieve aumento, soprattutto in montagna.